Siamo in compagnia di Boucher, giocatore dell'Eagles Aprilia, una sfida sfortunata da parte vostra. Avete creato tantissime occasioni da gol, ne avete concretizzate poche, solo questione di sfortuna o c'è anche dell'altro secondo te? Beh, sono ben 3 partite che purtroppo andiamo avanti con questa cosa. Troppi pali, non riusciamo a concretizzare, eppure in allenamento facciamo di tutto, però a questo punto posso dire che è un po' sfortuna, un po' bravura della squadra avversaria che non prende gol, questo. Dobbiamo dire che questa giornata rispetto alle 3 precedenti in difesa qualcosa non ha funzionato, avete incassato 5 marcature, erano state 5 le reti che avevate subito nelle prime 3 giornate di campionato complessivamente, su che cosa secondo te bisogna lavorare di più in settimana? In settimana, cioè, su queste azioni ci lavoriamo sempre, la difesa è la prima cosa. Però purtroppo quando le partite così l'avversario è stato più bravi a fare bei gol. Noi possiamo solo rammaricare il fatto che non siamo riusciti a concretizzare le nostre azioni. Siamo con Lauria, capitano dell'Accademia Sport, una brillante affermazione su un campo molto difficile, rimanete imbattuti, sempre con il miglior attacco, insomma solo buone notizie. Secondo te, io ti chiedo, che cos'è che potevate fare meglio, ammesso che ci fosse qualcosa? Ma un po' la parte difensiva, abbiamo giocato bene, però si può sempre migliorare. In fase di attacco abbiamo sbagliato molte volte, però abbiamo comunque fatto bene. La squadra avversaria sono stati molto bravi comunque nel campo, e è stato difficoltoso per noi in un campo che comunque non ci pratichiamo, quindi è stato abbastanza difficile, però. Uno degli aspetti di debolezza che avevate manifestato nelle prime 3 giornate di campionato era la difesa, avevate subito a mio giudizio forse un po' troppi gol rispetto, certo, alla media, sì. Oggi ha funzionato enormemente anche questo reparto, sì. Qual è la valutazione che dai alla tua squadra? Che tipo di campionato pensi che possiate fare? Ma io penso che possiamo tranquillamente arrivare tra le prime 3 posizioni se continuiamo così e continuiamo forte a allenarci e tutto quanto tenendo questo ritmo.